Diamo la parola a Giacomo Stagno per molte grazie. No, io vi ringrazio di avermi invitato come componente della segreteria della Siana del Lavoro di Bologna. Ovviamente mi scuserò all'inizio perché io sarò molto franco, nel senso che, come sapete tutti, la CGIL in questo momento è impegnata a portare avanti una serie di proposte, anche iniziative di lotte, proprio su questi due temi, che sono il Job Act e la legge di stabilità. Quindi io vorrei un attimo, com'è dovere di ogni sindacalista, stare al merito, siccome noi non siamo una componente di un partito, ma siamo un soggetto sociale. Il nostro obiettivo è quello di presentare delle rivendicazioni per cercare di incidere in leggi che hanno delle pesanti, che avranno delle pesanti ricadute sui soggetti che noi rappresentiamo. E siccome noi rappresentiamo Bologna in particolare, soprattutto la maggioranza a Bologna sicuramente del mondo del lavoro, da questo punto di vista, almeno a Bologna, è chiaro che questi sono elementi che sono discussi con i nostri iscritti, che sono poi i lavoratori da questo punto di vista. Noi pensiamo, lo dico molto francamente, che nel Job Act e nella legge di stabilità ci sia da cambiare in maniera significativa, non marginale. Prima cosa sul Job Act, proprio perché sono convinto che il problema oggi che abbiamo non è quello del mercato del lavoro quando non c'è un mercato del lavoro. Il problema oggi non è come rendiamo più facili le assunzioni o come regoliamo il mercato del lavoro in una situazione industriale dove il problema è che non c'è il lavoro. Anzi, tornare a discutere di articolo 18, che se mi permetti inizialmente, però tornare a discutere dell'articolo 18, non siamo certamente stati noi, è stato lo stesso governo che ha avuto questo problema. Siccome io sono d'accordo con te, siccome già la legge Fornero era intervenuta su questo, io penso che siccome il Presidente del Consiglio e il Ministro Poletti, parlando di questi due signori, il Parlamento nella presentazione della legge Deles hanno detto in maniera molto esplicita che nella legge delega e dei decreti delegati, c'è la relazione in Parlamento di Poletti, da questo punto di vista c'era l'intervento sull'articolo 18, sono consapevole che non c'è scritto niente nella legge delega, però io sto a quello che il Parlamento il ministro dice di fronte a tutti. Ora, io vorrei chiarire che l'articolo 18 per noi è un elemento non ideologico, ma un elemento molto importante, perché vorrei ricordare a tutti che l'articolo 18 parla di licenziamenti illegittimi. Non è che in Italia non si possa licenziare, purtroppo. Io con il mio soggetto faccio il sindacalista, purtroppo non è così. L'articolo 18 tutela da questo punto di vista i licenziamenti senza giusta causa e giustificato motivo. Ora, è chiaro a tutti che già la legge Fornero aveva un po' smontato da questo punto di vista un meccanismo. È chiaro che però, se da parte del governo e del ministro Poletti si dice che bisogna rimetterci mano, e rimetterci mano, come dice il ministro Poletti in Parlamento, non me lo sono inventato io, per rendere da questo punto di vista, per trasformare il pericolo dell'integra in un risarcimento economico, che sia poi per licenziamenti che sono stati fatti per disciplinari o economici, siccome si parla di licenziamento senza giusta causa, illegittimo da questo punto di vista, per noi di reintegro la possibilità ci deve essere per licenziamenti economici, perché l'articolo 18 tutela i licenziamenti senza giusta causa e giustificato motivo. Poi sappiamo tutti, siccome nelle aziende purtroppo sappiamo come funziona, anche se io licenzo un lavoratore per motivi disciplinari o discriminatori, mica scrivo che lo licenzo per motivi discriminatori, lo scrivo perché è economico, quindi da questo punto di vista anche la soluzione in Parlamento che dice tuteliamo questi,
e lasciamo quello economico, fa scappare da ridere, nel senso, scusi, mi permetti la franchezza, perché è chiaro che se io dichiaro che licenzio Stagni Giacomo per motivi economici, il giudice dice che non è giustificato perché non c'è motivo economico, però siccome è questa la motivazione, mi dà solo dei soldi, loro ritiro, magari va licenziato, perché guarda caso chiedevo, ma come delegato sindacale magari chiedevo l'applicazione della legge sulla sicurezza, magari per questo, perché purtroppo gli imprenditori in Italia non sono dei lord inglesi, che dei signori con la bombetta, ma sono gente anche di questo tipo. Poi erano molto strozzi quelli della verità, di quelli di inglese, non fare i cambi con i anche quelli di noi. Per noi, proprio come diceva Sarlene, siccome era già stato fatto l'intervento, non si capisce perché bisogna rifare un intervento. Per noi su questo tema ha tolto totale. E quindi anche noi chiediamo da questo punto di vista che non si intervenga su questo argomento. Questo è un primo punto. Secondo punto riguarda anche sempre sul Giubat altre due questioni. La prima questione riguarda il demansionamento. Ora, non è che in Italia non si può demansionare un lavoratore, lo sai anche tu. Oggi in Italia, in caso di licenziamento, in caso di ristrutturazione, è possibile tramite accordo sindacale per salvare posti di lavoro anche di mansionare. No, c'è già, c'è solo un vincolo che ci vuole il consenso del sindacato e del lavoratore. Togliere questo aspetto e quindi togliere da questo punto di vista questo aspetto significa lasciare mano libera all'impresa, significa questo. Significa da questo punto di vista aggravare una situazione che già è abbastanza grave da questo punto di vista. Ora, fra l'altro, questo è anche in contraddizione su un punto. Siccome noi per provare a ragionare su una possibile ripresa dobbiamo ragionare su investimenti, su nuove tecnologie, sull'innovazione da questo punto di vista, rendere più facile il demansionamento anche da questo punto di vista dà un segnale, perché assieme all'articolo 18 dà un segnale all'impresa nel fatto che se vogliono stare in piedi devono comprimere, non innovando e investendo, ma devono comprimere il costo del lavoro, quindi comprimere nella fascia bassa del mercato. Questo noi lo riteniamo assolutamente sbagliato, ma non solo sbagliato perché lede un diritto del lavoratore, ma anche sbagliato perché rischia di tagliarci le possibilità di impedirci di spingere l'impresa sull'innovazione e il cambiamento da questo punto di vista e su puntare sulla professionalità. Io vado molto spot perché non voglio prendermi ovviamente tanto tempo, giusto che il tempo è vostro, scusate se vado anche abbastanza spot, sempre sul tema del Job Act. Vorrei sollevare l'altra questione assieme alla precarietà, che secondo noi il Job Act va in una direzione sbagliata. Faccio un esempio, perché così guardiamo i casi concreti, perché così ci spieghiamo meglio, cerco di far capire che il dibattito non è ideologico, ma incide sui processi reali che ci sono nelle aziende. Io la dico così, la vicenda della Perla la conoscete tutti, oppure i giornali ne hanno parlato molto. Se il Job Act e quelle linee che ci sono lì fossero in vigore 5 anni fa, oggi la Perla sarebbe chiusa, ve lo dico molto francamente. Perché il Job Act va in una direzione dove dice tagliamo gli ammortizzatori che mantengono il rapporto di lavoro, mentre ampliamo quelli dei licenziamenti di chi è licenziato. Ora, detta così teoricamente, uno potrebbe dire, vabbè, perdo da una parte, non è in un'altra. No, perché quando i lavoratori non sono più in azienda si perdono le professionalità da questo punto di vista, non si fa solo un danno a quel lavoratore, ma si taglia la possibilità per l'impresa
di fronte a una serie di difficoltà a provare a investire per il futuro. Faccio un esempio di Ricci Capiamo. Perché Silvio Scaglia ha comprato la Perla? Perché la Perla ci sono le professionalità, tant'è vero che lui investe 160 milioni di euro di investimenti per uscire da quell'azienda e l'ha detto molto esplicito, io investo perché ho bisogno che quelle professionalità che ci sono nel territorio, da questo punto di vista, le faccio lavorare su questo obiettivo. Se non c'erano quelle professionalità, lui non investiva questi soldi e la Perla sarebbe chiusa. Se in questi 5 anni di proprietà americana non ci fosse stata la cassa integrazione in un certo modo, quei lavoratori non ci sarebbero più, sarebbero stati licenziati e quindi noi avremmo perso un'azienda. Fra l'altro, e qui ho merito di Vasco Orlando, devo dire in maniera molto esplicita, fra l'altro come sindacato con Vasco Orlando, presidente della regione, che abbiamo fatto un patto per attraversare la crisi, noi abbiamo puntato anche sugli ammortizzatori sociali, proprio anche sulla cassa in deroga, cercando di andare in questa direzione. È chiaro che quando mi si dice da questo punto di vista che invece mi si toglie la cassa, c'è scritto nella legge delega, non è che me lo invento, per aziende che sono fallite o che chiudono, quando ne abbiamo salvate più diverse utilizzando un anno di cassa con il Tribunale di Bologna e poi vendendolo da questo punto di vista. E quando mi si dice che la cassa viene utilizzata, questo l'ha dichiarato Taddei, non è che stiamo parlando di qualcun altro, bisogna togliere l'illusione al lavoratore di fare meno cassa con i casi limitati e poi andare nella direzione di tutelare di più i licenziamenti, gli ammortizzatori sociali e i licenziamenti, secondo me per il territorio bolognese ci fa un danno notevole all'apparato produttivo bolognese. Questo è quello che nella mia esperienza mi sento di dire. Altra questione, me la cavo così invece sul contratto a tutele crescenti. Noi siamo sì a favorevole del contratto a tutele crescenti, a una condizione però, alla condizione che elimini i 46 rapporti di lavoro, poi se non sono 46 sono 48 quelli che sono, e, però c'è un problema, puntando su quei 5-6 rapporti di lavoro che sono giustificati, che sono i contratti a termine in caso di stagionalità, che sono l'apprendistato in caso di, dei giovani che devono... che sono quei 5 o 6 che servono a condizione, se non questi noi siamo a favore del contratto di tutte le crescenti. C'è però la contraddizione che se facciamo il contratto di tutte le crescenti, lasciamo la stragrande maggioranza del contratto a terra e più la nuova legge fatta da Poletti sui contratti a termine, dove dice che un lavoratore per 3 anni può essere per 5 volte o 6, mi ricordo bene, assunto, licenziato, senza neanche... è chiaro che il contratto a tutte le crescenti non avrebbe alcun senso se manteniamo questa impostazione. Quindi noi chiediamo come sindacato, va bene il contratto di tutte le crescenti, che andiamo in una direzione di modificare questi aspetti. Ultima cosa per non farla breve, sulla legge di stabilità due questioni. Sono d'accordo con Salmeni sul patronato, perché vorrei dire da questo punto di vista intanto due cose. I soldi del patronato non è che lo paga lo Stato italiano, ma i soldi del patronato lo pagano i lavoratori, infatti chiariamoci su questo. Non è che dalle tasse di tutti i cittadini si prendono i soldi per il patronato, i lavoratori pagano con i propri contributi i soldi per il patronato e hanno la tutela gratis quando hanno bisogno, in una situazione dove l'INPS oggi di fatto chiude le sedi periferiche e dove con questa cosa della telematica, che tutta una serie di domande si fa telematica, disoccupazione eccetera, noi siamo come patronati assolutamente assaliti da persone che non vanno per l'INPS, che non gli fanno la pratica o che dice telematica arrangiatevi. E non è solo la questione che uno non sa andare nel computer, è anche la questione che se sbaglia la domanda è boccia. No, adesso oggettivamente qualcuno di voi ha mai visto le domande di disoccupazione e cose di questo genere? Ma è lì facilissimo, è chiaro che uno da solo va, fa semplice, no?
Qual è il problema? Che tagliare del 50% le risorse del patronato, che sono i soldi dei lavoratori, non di qualcun altro, in più non c'è solo il tasso di lavoro, c'è anche il fatto che a fine anno noi prendiamo l'80%, il patronato prende l'80% delle risorse, c'è anche quel fatto, e poi dopo c'è un conguaglio fra un anno e un anno e mezzo, c'è anche il taglio dall'80 al 30%, che significa che praticamente i soldi li prendiamo fra due anni, da questo punto di vista, significa non solo dover licenziare la gente che oggi sta facendo il patronato, ma significa che tutti quelli che hanno bisogno, che sono più sfigati, che sono quelli della disoccupazione, che sono lì, devono andare da un privato e devono pagare. Quindi l'effetto di questa cosa qua sarà semplicemente che i più deboli, oggi hanno un servizio gratuito, dovranno pagare. L'ultima cosa, poi la finisco qui perché ho già parlato molto, attenzione sui tagli lineari, comuni. Vorrei farvi un esempio qui a Bologna, l'ha detto il sindaco di Bologna, non l'ha detto qualcun altro. Oggi abbiamo chiuso la provincia, ci sarà la città metropolitana, c'è un piccolo particolare, che con questi tagli così come sono fatti, lo stesso sindaco ha detto che i dipendenti della provincia, che oggi fanno un servizio, non è che fanno qualcos'altro, esempio per il centro per il piego, ad esempio, no, da questo punto di vista, con quei tagli delle risorse ci saranno gli esuberi. Ora, da questo punto di vista, non vorrei che questa cosa si risolvesse magari con i propensionamenti, magari, dove magari che a quel punto c'è una rottura ulteriore con i privati, no? Perché adesso con i lavoratori, siccome noi vorremmo unificare il mondo del lavoro, ecco, da questo punto di vista, guardate che questa cosa la dobbiamo affrontare in questi termini nei prossimi mesi con gli esuberi qua a Bologna, non a Caltanissetta, da questo punto di vista. È chiaro che andare avanti in una logica di tagli lineari sembra ulteriormente sbagliato, perché penalizza, guarda caso, gli enti locali che sono più virtuosi. Perché quelli che hanno buttato via i soldi negli anni passati, tagli lineari, se gli tagli qualcosa, loro ce l'hanno un corso da campo. Concludo dicendo che siccome i problemi che abbiamo di fronte sono molto complicati, noi, mi sembra di capire che abbiamo un Presidente del Consiglio che dice che non vuole interloquire con l'organizzazione sindacale. Ecco, devo dire che questo non è solo danno per l'organizzazione sindacale, secondo me è un danno per lo stesso Presidente del Consiglio che per il partito che rappresenta da questo punto di vista, perché i problemi complessi è meglio che si provano a risolvere altri con più largo consenso dei soggetti sociali possibili, perché se no sono guai per subito. Quindi l'invito che faccio, noi su questo faremo anche lo sciopero generale, io inviterei a stare al merito piuttosto che denigrarci a vicenda e mandare un confronto vero, perché non ci giochiamo il nostro ruolo, ma quello può interessare relativamente. In realtà il vero posto in gioco è le condizioni dei lavoratori e le condizioni economiche su cui noi dovremmo affrontare dei problemi complessi, e per farlo secondo me è necessario che ci sia, si apra un confronto nel merito su questi temi. Noi, per quanto ci riguarda, daremo il nostro contributo. Grazie.